Ragazzi, oggi pasta fredda. Preparerò delle farfalle deliziose con rucola, olive verdi e salmone affumicato. Una bontà. Essendo quasi tutto a crudo, la prima cosa da fare è mettere le farfalle in acqua bollente, a cui vado ad aggiungere del sale. In attesa della cottura della pasta, inizio a snocciolare e a fare pezzettini delle olive verdi. Tagliate le olive, le metto da parte in un contenitore. Ho lavato la rucola e adesso con delle forbici da cucina la vado a sminuzzare. Sminuzzata la rucola, la condiamo con olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale, taglio finemente uno spicchietto d'aglio, lo unisco alla rucola, inizio a mescolare, aggiungo anche le olive. E ci metto un altro po' d'olio. Mi sposto sul tagliere su cui ho disposto delle fettine di salmone affumicato. Me le vado a tagliare a striscioline. Affettato il salmone, lo andiamo ad unire alla rucola e alle e mescoliamo il tutto. La pasta è cotta, io la vado a scolare, dopodiché la metto sotto l'acqua corrente fredda per permettere così di bloccare la cottura. La pasta è bella fredda, l'ho fatta riposare un altro po' e adesso la vado a condire. Mescoliamo per bene. Se vi piace, ho un po' di pepe, ho un po' di peperoncino. Io preferisco il peperoncino. Un'ultima mescolata. Copro con il coperchio e la vado a mettere in frigorifero per almeno un'oretta. Vi ricordo che più sta e più si insaporisce e che potete prepararla anche la sera prima per il pranzo o la cena del giorno dopo. A più tardi. Ecco qua le nostre farfalle. Assaggio di rito. Sono squisite, raga. Fatele stare in frigorifero per farle insaporire. Mi raccomando, potete prepararle, come dicevo prima, anche la sera prima. Io vi auguro buon appetito, se questa ricetta vi è piaciuta commentate, lasciate un like e condividete il video e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!